ancora un incontro al Ministero che purtroppo non ha portato certezze ma nuove informazioni attorno ai soggetti interessati alla reindustrializzazione. Si confermano due le opzioni più probabili per lo stabilimento, tuttavia l'advisor ha ribadito anche oggi che la possibilità di reimpiegare le persone è attorno alle 90 persone per entrambe le opzioni. Quello che abbiamo chiesto quindi è di riaggiornare il tavolo prima possibile, e lo sarà quindi già dai primi di settembre riconvocato presso il Ministero, perché si possa conoscere quali sono le opzioni che, combinate assieme e magari integrate, possono dare finalmente una tutela a tutti i lavoratori. Le preoccupazioni continuano ad aumentare perché il tempo diminuisce, ma noi abbiamo la necessità di dare una risposta a queste persone che sono ancora coinvolte dalla vertenza, ma soprattutto al territorio intero, perché quello che chiediamo è che venga data una possibilità di sviluppo al nostro territorio e che mantenga questa opportunità anche nel tempo. Quindi non solo la tutela per i lavoratori, ma proprio il mantenimento dei posti di lavoro e quindi di quella risposta occupazionale su tutta la vallata del Valdarno e sul nostro territorio a Figline Incisa. E questo è il lavoro che ci aspetta nelle prossime settimane.